questa la piazza è Santa Maria sopra Minerva, se non sbaglio. Piazza della Minerva, no? È una delle più belle piazze della Roma storica, mi pare che sia il rione Pigna. Dove c'è la biblioteca del Senato? La biblioteca è intitolata Giovanni Spadolini. Non credo che sia aperta al pubblico. No, mi sembra di aver sentito che è libera in televisione. Soprattutto giuridico, politico, di storia moderna e contemporanea. Ampia documentazione che spesso non è facile reperire in diversi istituti che al contrario di questo sono chiusi al pubblico. Allora farò un salto. Molti pensano che non sia possibile accedere a un luogo istituzionale come la Biblioteca del Senato della Repubblica. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei entrare in biblioteca, per piacere. Dovrebbe compilare questo modulo qui fuori. Eppure da qualche tempo l'accesso a questa struttura è stato notevolmente esteso. La ringrazio. La Biblioteca del Senato nasce alle origini dell'Italia unitaria. Istituita a Torino nel 1848, giunse a Roma nel 1871, a Palazzo Madama. Dal 2003 la biblioteca, intitolata Giovanni Spadolini, ha rinnovato il suo volto trasferendosi nel cinquecentesco Palazzo della Minerva, al centro della cosiddetta Insula Domenicana. Accanto alla sua funzione di biblioteca parlamentare al servizio dei legislatori, oggi la Biblioteca del Senato rafforza il suo ruolo culturale, aprendo le porte al pubblico degli studiosi. Buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che viene? Sì. Allora le faccio la tessera. Tenga. Grazie. Le accompagno alla postazione e così le mostro come accedere al catalogo. Adesso deve digitare questi dati, nome utente e password, e avrà accesso così al nostro catalogo online e alle banche dati fornite dalla biblioteca. E per qualsiasi problema o dubbio può rivolgersi a noi. La ringrazio. Prego. Nel corso degli anni è stata accumulata una grande quantità di volumi, circa 700.000, un patrimonio che spazia dal diritto alla storia, dalle scienze sociali alla letteratura, dai manoscritti ai libri antichi. A ciò si aggiunge la collezione completa degli atti parlamentari, una fonte di primaria importanza per la storia italiana.